e uno sperma. Quando giunse la scoperta della fecondazione in vitro, Angelo disse al cognato: adesso gli scienziati prendono un ovulo da un frigorifero di un ospedale di Baltimora e uno sperma conservato in un laboratorio del Policlinico di Roma. Li uniscono e nasce una nuova vita che per esistere non ha avuto bisogno dell'unione fisica di due creature. Alla luce di quello che già succede, tu che ne pensi? Il cognato accusò il colpo, ma ugualmente non volle ammettere ciò che dicevano i maestri immateriali, e cioè che alla legge d'evoluzione non interessa che l'uomo e la donna facciano l'amore, ma che si accenda una nuova vita, che comunque si accende. La vita si accende ogni volta che occorrono le condizioni necessarie, poiché la vita è latente in tutto l'universo. Un giorno di Natale il cognato di Angelo divenne pallidissimo e le sue labbra divennero blu. Un dolore osceno, seguito da un leggero mal di denti, si irradiò dalla clavicola al polso e a tutto il braccio sinistro, lasciando l'altro braccio sovranamente libero. Il cognato si afflosciò sul tappeto persiano da 10.000 euro, ma l'infarto non lo stroncò. Rinvenne molte ore dopo in un letto d'ospedale mentre un medico gli tastava il polso. Oltre alla moglie, vide Angelo che gli sorrideva, con una faccia che mostrava, strano a dirsi, un serio bisogno di una rasatura. Il medico lasciò ricadere il polso dell'infartuato, sul quale vi era ancora un Rolex d'oro, l'orologio dei vincitori. «Deve evitare qualsiasi eccitazione», disse. «Per qualche mese deve dimenticarsi persino dei telegiornali. Sappia che ci stava rimettendo le penne». Il cognato non disse nulla, ma la paura aveva fatto il nido nei suoi occhi. Il giorno successivo toccò ad Angelo fare la notte al capezzale del cognato. Questi russava irregolarmente, offrendo ad Angelo la schiena sudata, dimenticando ogni tanto di respirare e ricordandolo in spasmi che facevano tremare il letto. Quando il respiro divenne più regolare, Angelo udì il dormiente che mormorava in latino: «Anima de cielo cadit». Angelo ascoltava quando il cognato si svegliò di colpo, esalando una zaffata che non era né di medicinali né di alimenti, ma aveva un non so che di ferroso con indefinibili sfumature di sudore. Quando il cognato fu completamente sveglio, Angelo gli disse della frase in latino e l'uomo, che non conosceva bene nemmeno l'italiano, fece un gesto come per dire che nello stato in cui era non riusciva a credere nemmeno nell'esistenza dell'anima. Angelo gli chiese a che cosa gli serviva allora la sua fede, se in quei momenti non credeva nemmeno nell'anima. Il cognato non rispose e Angelo ricordò le parole dei maestri. Commento. Il brano che segue è del gruppo Esperienze. Questo gruppo, come altri, non pubblica l'insegnamento ricevuto, che è raggiungibile solo attraverso le trascrizioni distribuite privatamente. Per anima intendiamo la parte dell'uomo che muore e rinasce ad ogni incarnazione. Per coscienza intendiamo la parte immortale dell'uomo che si costituisce attraverso le vite. Nel corso della sua evoluzione l'individuo abbandona anche la coscienza individuale, ma questa per l'uomo è una meta ancora inintuibile.